Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo dei momenti difficili che possono capitare nella nostra vita. Lo facciamo con la nostra ospite, Valentina Giuffré, che è business coach. Valentina, buongiorno. Buongiorno Elisabetta e grazie di avermi ospitata. Sono felice di essere qui. Grazie a te, sono anch'io felice che tu sia con noi. Dicevamo momenti difficili. Sarebbe bello che nella vita non ce ne fossero mai, purtroppo non è così. Quindi ti chiedo come prima domanda, perché è importante anche accettare questi momenti difficili? È proprio come hai detto tu, diciamo che i momenti difficili capitano a tutti nella vita, no? Vorremmo che tutto andasse sempre liscio, ma non è così. E da un certo punto di vista è quasi meglio, perché oltre al fatto che probabilmente ci annoieremmo se tutto andasse sempre alla perfezione, però i nostri momenti difficili dobbiamo imparare a capire che sono le lezioni che ci permettono anche di crescere, di imparare cose nuove, no? Noi siamo soliti pensare che quando le cose non vanno come noi vorremmo è perché tutto è contro di noi, è difficile accettare la realtà e conciliarla magari con le nostre aspettative. Quindi l'atteggiamento giusto è proprio capire che questi momenti di difficoltà ci servono per comprendere meglio noi stessi, degli aspetti del nostro carattere o degli aspetti di come funziona la realtà, e quindi un po' alla volta sempre migliorarci, crescere, imparare delle cose nuove che altrimenti faremo veramente fatica a comprendere. In questo contenitore ci piace anche essere sempre un po' pratici, no? Quindi ti chiedo, prima di salutarci, ci puoi dare qualche consiglio proprio pratico? A parte quello ovviamente che se siamo in difficoltà è sempre opportuno rivolgersi a un professionista, a una figura qualificata, però magari qualche piccola dritta per la nostra vita di tutti i giorni. Assolutamente, beh, la prima cosa è proprio un atteggiamento mentale, ricordandoci che niente è per sempre, no? E quindi cominciare a pensare che il momento difficile è appunto un momento e che passerà, no? Nella vita ci sono gli alti, ci sono i bassi, e quindi è tutto dinamico, è tutto in continuo cambiamento. Quindi questo, molto semplicemente, so che detta così può sembrare una cosa molto semplice, di fatto non lo è, bisogna proprio convincersi, no? E ricordarci che tutto non è per sempre. E poi un'altra cosa è appunto cominciare ad avere quell'atteggiamento in cui tutto è possibile. In che senso? Attenzione, non sto dicendo che dobbiamo alimentare delle fantasie di cose che sono prive di fondamento, però dobbiamo cercare di aprirci alla possibilità di aspettarci il meglio. Allora in questo modo anche il momento difficile passa più velocemente e arriva più velocemente anche la soluzione.